Raspberry Pi si potrà mai utilizzare senza tastiera? Seguimi fino in fondo perché è quello che scoprirai seguendo questo video. Benvenuto sul canale di Elettronica Open Source, il mio nome è Lorenzo Neri e sono il Chief Education Officer. Di che cosa mi occupo? Di realizzare contenuti come questo video che stai guardando proprio per aiutarti a comprendere al meglio questo mondo. Usare Raspberry Pi senza la tastiera può tornare molto comodo, soprattutto se punto primo non ne si ha una a disposizione e punto due se in realtà non ti serve assolutamente averne una fisica. Perciò vediamo la prima modalità che è anche la più pratica di tutte per utilizzare Raspberry Pi senza tastiera ed è l'utilizzo di che cosa? Di un sistema desktop remoto. L'utilizzo di Raspberry Pi senza tastiera prevede un minimo di interazione con l'interfaccia grafica e impostarlo con un sistema di gestione desktop remoto permette proprio di sfruttare l'interfaccia grafica di Raspberry Pi proprio senza una tastiera. VNC Viewer è una scelta che mi sento di suggerirti, perché? Perché so che funziona molto bene con Raspberry Pi e non consuma troppe risorse, il che significa che è molto versatile anche per quei Raspberry Pi che non sono proprio più recenti. E parlando anche di Raspberry Pi non del tutto recenti, possiamo parlare del secondo modo per utilizzare Raspberry Pi senza una tastiera. Sto parlando della modalità SSH, ovvero l'utilizzo dei comandi da terminale per sfruttare tutto il potenziale di Raspberry Pi, come se fosse un computer Linux. E tra l'altro di SSH e Raspberry Pi ne ho parlato abbondantemente, non in uno ma addirittura in ben due video precedenti. E visto che si parla di tanti video legati a Raspberry Pi, devi sapere, nel caso non lo sapessi ovviamente, che c'è all'interno di questo canale una playlist che tratta Raspberry Pi. E io non posso che invitarti a scoprirla, ma soprattutto non posso che invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche. Perché? Perché ovviamente Raspberry Pi riconosco io stesso che è un argomento molto molto ampio e non è escluso che andremo avanti con tanti altri video a riguardo. Perciò iscriviti e non te ne pentirai. Arrivato a questo punto, vediamo anche la terza modalità con cui possiamo usare Raspberry Pi senza una tastiera, ed è quello di sfruttare un monitor touch. Raspberry Pi, seppur parlando di una distribuzione Linux, perché io mi riferisco a Raspbian nel 90% dei casi, bene, anche Raspbian prevede integrazioni UX non indifferenti, per esempio quella di avere una tastiera a schermo. E l'utilizzo di un monitor touch è una combo molto pratica, così come avviene con i tablet. Di monitor touch ce ne sono di ufficiali offerti direttamente da casa Raspberry Pi e non ufficiali che possiamo tranquillamente attaccare attraverso l'HDMI e una porta USB per il controller touch. Ci sono veramente tante soluzioni offerte dal mercato, ufficiali e non ufficiali come ti stavo dicendo, che sono altamente compatibili e offrono una platea di soluzioni ma soprattutto dimensioni differenti. Perché ovviamente riconosco anche che non tutti hanno bisogno di un monitor e nel caso ce ne fosse bisogno, magari uno piccolino può tornare veramente pratico.